lanciare nella maniera migliore possibile il servizio che abbiamo preparato, un servizio veramente speciale grazie al contributo di tutti i tecnici di ETV, dedicato alla cavalcata trionfale, così inizierà il pezzo, del Pesaro 5 in Serie 2. È un servizio anche abbastanza lungo in cui era chiusa tutta la stagione, e allora questo da parte mia, da parte di Calcia 5 Extra Time, è il regalo per celebrare l'Ital Service Pesaro 5 in Serie 2. Una vera e propria cavalcata trionfale. Come altro definire il percorso che ha condotto l'Ital Service Pesaro 5 dalla sconfitta di Terni sino alla vittoria del campionato? Già, perché tutto è iniziato con una sconfitta in casa degli ambiziosi umbri. Un 2-0 che da solo, dopo appena 40 minuti di gioco, sembrava interrompere bruscamente il sogno biancorosso. Sembrava. Quattro successi di fila hanno infatti rimesso in carreggiata Tavoloni e compagni. Miracolo, Raiano, Gualdo e Chevrolet. Tutte al tappeto senza troppe difficoltà. Come a dire, Pesaro c'è. Si arriva così alla fine di novembre con l'Ital Service che insegue a vista le tre di testa, Terni e Rieti, oltre al Monte Castelli. Il Rieti ha messo su una squadra di altissimo livello, il loro organico è certamente molto più forte del nostro a livello tecnico. Se loro vincono sabato, secondo me sono in A2. Per restare agganciati a questo treno non si può sbagliare un colpo. Invece i rossiniani per quattro volte in un mese non vanno oltre il pari. Una serie culminata nel 2-2 con la Numana Cameranese che spedisce i biancorossi a meno 9 dalla capolista Rieti e che fanno sbuffare mercantine e soci. Anche se con il turno di riposo già scontato, il gap sembra ormai incolmabile. Per noi sono due punti persi, chiaramente, perché comunque se vuoi restare agganciato alle squadre di vertice che stanno lì sopra sono due punti persi. No signori, non è così. Come canta Ligabue. Il Pesaro dopo quel pari infatti abbassa la testa e inizia a pedalare con rara prepotenza. Trascinati dalle giocate del poker brasilero Tavoloni, Sapigno, Melo, Sartori, dalla grinta di Capitan Russo e Casisa, di Lepretti in panchina, dalle parate di Vanzella e Losco, dalla spensieratezza di Bruscolini e Magnoni, dai gol puntuali di Baldelli e Tomasetto, ma più in generale da un cuore grande così, i pesaresi riprendono a correre, puntando col mirino all'ultimo appuntamento del 2009, ovvero quello che, più avanti, verrà identificato da tutti come la svolta del campionato, la sfida con il Terni. Corre il 29 dicembre davanti agli occhi di tanti appassionati della regione, la squadra griffata Ital Service gioca come una furia e rifila il primo vero stop all'ex società di Serie A. 3-1 in favore del quintetto guidato dal duo Lepretti-Tavoloni, recita il tabellone a fine gara. Un tabellone dove a ben vedere c'è scritto anche campionato riaperto. Già, perché nello stesso giorno Rieti impatta col Teramo e la vetta a ridosso di Capodanno è di nuovo a soli 3 punti. Il cuore biancorosso è venuto fuori stasera. Ci sono ancora 11 partite da giocare, 11 incontri che il Pesaro affronta come finali, superando con autorevolezza tutti gli ostacoli che trova di fronte. Abbiamo riaperto il campionato vincendo la partita con il Terni in casa e adesso dobbiamo superare un altro ostacolo, che è quello della Trecolli sabato in casa da noi. Dopodiché ci prepariamo per la partita con Rieti e sappiamo tutti che noi andiamo lì a giocarci il campionato. Non fa eccezione il Real Rieti, che nella propria tana prima spaventa, poi soccombe di fronte all'inarrestabile Pesaro 5. Il 4-3 strappato con le unghie e con i denti in rimonta al Pala Sojourner rappresenta l'apice della scalata verso un cielo che man mano si tinge sempre più di due colori, il bianco e il rosso. L'Ital Service Pesaro 5 infatti a 6 puntate dalla conclusione per differenza reti rispetto al Terni è primo. Restano però altri 6 esami da affrontare, 4 dei quali dall'elevato coefficiente di difficoltà. I derby con il Palextra, la BFTM e il CUS, oltre al temibile Teramo. I cugini fanesi e quelli riveraschi provano ad opporre resistenza, ma non c'è nulla da fare per le rivali di turno. Il Pesaro, fra febbraio e marzo, spazza via ogni avversario come un vortice che gira a 1000. Un vortice che alle porte della primavera continua a voltare con una potenza enorme e che si presenta a San Marino di fronte al Rimini con il desiderio di spremere le proprie residue energie prima di abbandonarsi al sole e alla festa. Dobbiamo avere sempre rispetto agli avversari. L'emozione è grandissima. Ci sono tanti tifosi marchigiani al seguito. Manca l'ultimo scatto per tagliare il traguardo davanti a tutti e liberare l'urlo. Missione compiuta con semplicità. Il 5-0 ai romagnoli già retrocessi è il 14° successo consecutivo. Un filotto che certifica l'impresa. Il Pesaro 5 è in Serie A2.
Un capolavoro da festeggiare a squarciagola. Come?